ma non vuole stare. Ho un'idea. Resta, resta, resta. Non, non, non fare danni. Non fare danni, giuro che ti ammazzo. Non fare danni. Non fare danni. Non fare danni. Ha! Colpito al seno. Bene, bene. Al seno. Cazzo, non so di quello che ho detto. Dai. Buongiorno. Allora, oggi, dato che mi è stato molto, 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 molto richiesto, siamo qui per fare il Giant Fluffy Slime PT2. No. Avete presente quando mettete PT, parte, puntata, previsione, qualcosa del genere, insomma. Allora, la particolarità di questo Giant Fluffy Slime, chilo di slime, quindi è un chilo come l'altra volta, solo che sarà diviso in tre parti, che ovviamente non saranno mai uguali perché... Con questi tre colori che alla fine uniremo. Cioè, verrà, verrà fuori la figata. E quindi niente, avremo bisogno, oltre agli ingredienti l'altra volta che abbiamo detto mille volte, però li ridiciamo. Allora, vabbè, con la Vinavil. Con la Vinavil potete usarne quante ne volete, io ho un chilo, cioè abbiamo preso un chilo. Soluzione per lenti a contatto che trovate in farmacia, l'avevo detto mille volte ma me lo chiedete ogni volta. Questo è il bicarbonato, che dobbiamo usare anche il bicarbonato, sono gli ingredienti principali. Cioè... Sì, cioè che venga fuori bene insomma. La schiuma da barba. Se volete poi... dei coloranti. Esatto, se no lo fate niente. Bianco, non importa. In questo caso tre ciotole, esatto. Grandi, una piccolina. Yeah. E niente, quindi adesso andremo ad aprire chi riconosce questo. Dall'altro video. Ho visto l'altro video. Allora, abbiamo aperto la colla, come potete vedere, è stata molto dura, però va bene. E adesso andiamo a versare poco a poco in ogni ciotola. Allora, mettiamo il bicarbonato, visto che questo è un chilo di slime. Mettiamo... Esagerate. Esatto, mettiamo un cucchiaino abbondante, diciamo. Guarda, questo è un sasso. Con la soluzione salina. Per lenti a contatto. Poi andiamo a mescolare. Allora, adesso andiamo a mettere il colorante in ognuno. E io metterò il rosa. Il secondo colore che è il blu. Oh, che bello. Terzo colore giallo, Alessia. Se guarda, guarderà questo video. Aggiungiamo la schiuma da barba. Perché non si fa la barba? Mi piace. Inizio a mischiare. Allora, adesso che avete aggiunto la schiuma da barba, aggiungiamo il miscuglio che abbiamo fatto prima con la salina e con il bicarbonato. Così, più o meno. Poi ovviamente dobbiamo andarne ad aggiungere poco a poco, finché non vediamo che tipo si compatta. Non lo so che termini usare, non sono italiana. Beh, sì, sono italiana. Però. Abbiamo aggiunto ancora il bicarbonato. Cioè, se vedete che non si compatta, aggiungete sempre bicarbonato e salina. Ovviamente lo facciamo vedere solo per un passaggio, sennò dopo, non so, mi morite qua. Come potete vedere si sta compattando aggiungendo salina. Ui, sta venendo sempre più compatto. Abbiamo ovviamente aggiunto ancora soluzione salina e un cucchiaino di bicarbonato. Sapete, cioè. Ok, guardate qua, sta venendo. Ecco, vediamo. I rosi da barba. La fila sono venuti. Appunto. Adesso andremo a unirli tutti. Li mettiamo qui sopra al tagliere. Secondo, che è quello là giallo, che dalla fotocamera sembra ancora più chiaro. Ok, adesso l'ultimo, che belli che sono tutti insieme. La ripresa dall'alto. Ti diverti? Madonna. Qui. Guardate che figata. Diventando Lil. Oh wow. I pantaloni. Si viene fuori Lil. Guardate quanto è elastico. È divenuto. Sembra perlato quasi. È strafigo comunque. Susi. Sei tutto a posto.
Allora, lo slime ci è venuto e scusate un po' il cambio di postazione, ma ci siamo dimenticati di farlo alla fine. Già l'altra volta, però come avete potuto vedere lo slime è venuto. Se volete un altro episodio di qualche slime, intanto ci consigliate qualche slime da fare che non abbiamo fatto. Mettete tanti mi piace e niente, quindi vi mandiamo un grosso bacio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.